Ciao a tutti, Maglio di Stefano, Commissione Affari Esteri e Comunitari. E che dire, vabbè, qui avevate Vignaroli per parlare di rifiuti, lui è il tuttologo di quell'area, quindi non vi dirò nulla di tecnico perché non saprei andare oltre quello che già aveva detto lui, onestamente. Parliamo un po' di quello che è stato il messaggio del V-Day, che secondo me è una cosa importantissima. Tra tutti i messaggi dati, tra cui c'era chiaramente quello fondamentale dei sette modesti punti per l'Europa, che io tra l'altro condivido in larghissima parte e che aprono una serie di dibattiti che dovremmo fare tutti insieme e sicuramente faremo di qua a maggio. Un messaggio che invece magari non tutti hanno colto, ma che è fondamentale perché lo viviamo ogni giorno, chi è più vicino a noi in particolare se ne rende conto, è quello del cospirare democraticamente. È un messaggio sottile ma importante, significativo. Ovvero, cosa sta succedendo? Sta succedendo che in un modo più o meno subdolo ogni giorno fanno fuori i cittadini dalle istituzioni, li fanno fuori semplicemente ostacolando in ogni forma, e ormai siamo arrivati anche a quelle non più democratiche, il Movimento 5 Stelle, che rappresenta 9 milioni di questi cittadini, il 25% del paese. Allora il messaggio di cospirare democraticamente significa far sì in un modo o nell'altro di riapproparsi della nostra nazione. Per farlo dobbiamo assolutamente tutti noi rientrare in gioco, buttarci in gioco con tutte le nostre capacità. Significa sia la parte che abbiamo sempre fatto, quella che stiamo facendo anche oggi, banchetti, iniziative, sia andare oltre, ovvero manifestare, far sentire il nostro dissenso, incazzarci quando è giusto farlo. Noi abbiamo passato una settimana incredibile, in cui c'è stato il voto di fiducia alla Camera, hanno provato a picchiarci, hanno alzato i toni a livelli esasperati perché speravano in una nostra reazione, speravano di poter uscire da quel palazzo e dire il Movimento 5 Stelle è fatto da fascisti. In realtà quello che è successo è che sono usciti loro con questa nomea, perché quello che hanno fatto è stato perdere le staffe, non hanno potuto tollerare il fatto che per la prima volta nella storia l'abbiamo portata la fiducia sul decreto missioni, che è un decreto di proroga che normalmente era stato rinnovato ogni 3 o 6 mesi, così, giusto perché la guerra dobbiamo comunque finanziarla, e quindi l'avevano sempre rinnovato. Ora si sono resi conto che c'è un'opposizione in Parlamento, che non succedeva mai, perché un tempo i pacifisti, diciamo, in Parlamento erano quelli di Sel, che entrano con la maggioranza e poi si mettono all'opposizione. Questa finta opposizione non aveva mai detto nulla contro le proroghe dei decreto missioni. Quindi quando abbiamo fatto tutte le nostre campagne, sia fuori che dentro il palazzo, contro il decreto missioni, ci hanno detto ma tanto è un decreto di proroga, fra 3 mesi facciamo quello per 6 mesi e ne parliamo davvero lì. No, perché se possiamo interrompere ora anche 100 giorni, anche 20 giorni prima le missioni, risparmiamo vite umane e soldi. Un italiano ogni 8 è sulla soglia di povertà in questo momento, noi spendiamo soldi buttandoli nel cesso per guerra in Afghanistan, una guerra persa, lo sapete meglio di me, ormai potreste insegnarmi quello che vi abbiamo già detto 1000 volte sull'Afghanistan, ma continuiamo a buttare soldi in questo modo, perché in realtà l'obiettivo non è neanche fare la guerra, l'obiettivo è utilizzare le armi, perché quello delle armi è uno dei settori più remunerativi per le industrie italiane. Noi abbiamo accordi bilaterali, ad esempio con Israele, in pochi questo lo sanno, abbiamo accordi con Israele bilaterali che ci garantiscono delle vendite di armi a Israele, che tra l'altro non potremmo neanche, perché per gli accordi internazionali Israele è un paese in guerra con la Palestina, di conseguenza noi non potremmo vendere gli armi, lo facciamo lo stesso, e quindi vendere armi è un business che non possiamo abbandonare. E non potendo abbandonare scavalchiamo il ruolo del Parlamento, scavalchiamo la Costituzione italiana, che all'articolo 11 sancisce che l'Italia ripudia la guerra, ripudia, che è una parola ben determinata, non è infastidita dalla guerra, è ripudiare. Allora gli abbiamo dimostrato che un'opposizione vera si può fare semplicemente leggendo le nostre carte, leggendo la Costituzione e raccontandogli che il popolo italiano è stato nella storia sempre un popolo che ha voluto la pace. Noi siamo usciti dalla Seconda Guerra Mondiale e chiunque di noi abbia avuto il piacere di parlare con suo nonno ha avuto dei racconti che erano tutto l'opposto di quello che l'Italia sta facendo oggi. Il popolo italiano ha sempre ripudiato la guerra, e i nostri padri costituenti hanno scritto nella Costituzione proprio perché racchiudevano in un unico verso della Costituzione tutto quello che era il sentimento di un popolo distrutto dalla guerra. E noi ci stiamo ributtando a capofitto invece nel profitto, nella speculazione sulla guerra, dimenticando quello che ci ha accompagnato al 2013. E allora il Movimento 5 Stelle ha avuto il compito, e c'ha il compito di dire no,
di dire questo non si può fare, e le abbiamo costrette a mettere la fiducia. Alcuni dicono voi siete quelli che bloccate il Parlamento e non fate andare avanti le istituzioni mentre il paese muore. Beh, se le istituzioni quando vanno avanti comprano gli F-35 e continuano a investire sul TAV, che stiano ferme, perché non c'è bisogno di andare avanti in questo modo. Bravo. Non solo, aggiungo una cosa fondamentale: il Parlamento è fermo da 9 mesi, almeno da 9 mesi in cui noi siamo lì dentro non ha mai lavorato, perché si sono fatti una ventina di decreti, i decreti dovrebbero essere degli atti d'urgenza, una ventina di decreti e una ratifica e una legge di iniziativa parlamentare. Sostanzialmente il Parlamento non ha mai lavorato. Quindi se l'idea è facciamo diventare il Parlamento un organo che ratifica delle decisioni governative, tanto vale che anziché avere 1000 deputati li mandiamo tutti a casa, incluso noi, e facciamo semplicemente lavorare il governo, che ci porterà, tanto per cambiare, alla catastrofe, perché questo è lo stesso governo illegittimo che abbiamo detto 1000 volte, illegittimo perché è stato mai eletto, perché nella squadra nell'ipotesi governativa delle elezioni a febbraio non c'era né Letta, non c'era Alfano, non c'era Brunetta, non c'erano tutti quelli che oggi li spacciano per i rivoluzionari del Parlamento italiano, c'era Bersani ai tempi, Berlusconi, e c'eravamo noi. Quindi il popolo italiano non solo ha votato con una legge incostituzionale, quindi già di suo illegittima, e non ha mai legittimato un governo di questo tipo. Quindi siamo nella più totale confusione, in cui un Parlamento illegittimo ha a che fare con un governo illegittimo e non diciamo garantito da nessuno, perché oltre Napolitano nessuno ha scelto questo governo, che fa con procedure d'urgenza delle leggi che non servono al popolo italiano. In sostanza è il caos più totale, e il caos più totale si trasforma in un continuo spreco di soldi e di tempo. Il tempo oggi è fondamentale perché stiamo affondando giorno dopo giorno. E allora abbiamo iniziato, io non so se vi siete resi conto di quanto sia in corsa l'escalation per portare un nuovo volto, come lo chiamano loro, al PD, che sarebbe quello di Renzi, perché hanno capito che quello che c'è ora ci ha fatto schifo per 20 anni e ce ne può fare solo di più nei prossimi. Quindi stanno facendo questa pantomima di Renzi che è già condannato in primo grado per danno erariale, Renzi che è un democristiano doc, il suo mandante fu De Mita ai tempi, non ce lo dimentichiamo questo. Se questo è il nuovo che avanza, veramente mi viene da rimpiangere D'Alema, probabilmente, se questo è il nuovo che avanza. Quindi ricordiamoci, scindiamo un attimino quella che è l'opera mediatica che sta facendo il PD, il PDL è esattamente complice, perché la scissione tra Nuovo Centro Democratico e Forza Italia è esattamente una trovata mediatica per far sì che chi si sente diversamente berlusconiano continua a votarlo, chi invece si sente di destra vota Alfano. Poi voglio dire, Alfano di destra non c'ha neanche forse le iniziali del nome. Di conseguenza ci sentite? No. E di conseguenza la trovata mediatica è: cambiamo tutto per non cambiare niente. Quindi stiamo molto attenti e, come diceva Beppe Albudei, cospiriamo democraticamente, cerchiamo di insinuarci, come abbiamo fatto in questi 9 mesi, sempre più dentro le istituzioni, sia con noi in Parlamento che facciamo un po' d'ariete, sia con voi che fate l'opera di portavoce per i vostri amici in tutte le comunità, come mi piace descriverle, come quelle di oggi di cui facciamo parte, che poi gran parte di noi fanno parte di 1000 forme di attivismo, associazioni, OLS, ONG, è un mondo fantastico quello di cui facciamo parte. Inseriamoci in queste comunità e portiamo il nostro messaggio. Cospiriamo democraticamente e probabilmente riusciremo in breve tempo a cambiare il paese. Sicuramente alle europee a maggio faremo un grande risultato, questo ve lo garantisco, perché sono pure al Consiglio d'Europa, parlo con gli altri gruppi e parlano tutti bene di noi. Gli unici che parlano male sono quelli italiani, perché stanno mettendo tanta paura. Quindi forza a tutti ragazzi, e ce la facciamo, vinciamo noi.